Salve a tutti, ben ritornati su Blocco Inglese, dannazione a Camtasia che si mette sempre in mezzo. Siamo sempre qui a Whitewood City, dove andremo a sconfiggere il capo palestra. Oh madonna, è sta roba. Ah, è così facile. Beh, c'è Brian. Non ora, sto leggendo. Batti gli altri prima. Ma come? Ma scusa, che senso ha? Stai scherzando? Ma come tipo Jacob, psico? Devo capire questo. Quale dei due tipi usa qui? Plenty room for a battle. Ok, utilizza poco come tipo psico. Molto bene. E potrei utilizzare Porygon e insegnargli alla ombra o a qualcun altro. Chiunque possa impararla. Quindi sì, è abbastanza comodo. Future Sight, utilizzo Surf adesso. E un altro Surf. Oh, brutto colpo, dannazione. Extreme Speed. Bam, dato. Ok, vediamo chi va a imparare all'ombra tra i miei. Shadow Ball. Tutti. Quasi. Allora voglio che ci sia Porygon, che è lui che faccia il lavoro sporco. Ricordi in the library. Ok, allora. Il mio Pokémon è Kadabra livello 59. Pallombra lo mette subito a capo, come giusto che sia. Un altro bel pallombra su Alakazam e ancora uno. Troppo easy easy. Kirlian ci saluta. Adesso avrà Garden Wall. Ecco. Troppo avanti. Basta utilizzare Future Sight. Su. Dov'è la sezione 621.9? Shadow Ball. Shadow Ball. Usa tranquillo, che tanto io lo cambio poi. Vabbè dai, sta serena, su. Benissimo, abbiamo sconfitto tutti gli allenatori. È il momento di andare a ricaricare la squadra e poi ritornare a sfidare il capolestra. Che non me ne frega un ca se sta leggendo. Anzi, devi star zitto e sfidarmi. Tu cosa dici? Ma non è così carino. Cute and smart, su. Ah, sì, sì. Non ora, sto leggendo. Batti gli altri prima. Cosa? Li ho sfidati tutti. No, c'era ancora questo nascosto. Voleva far finta di niente. Ok. Ora mi devi sfidare. Il libro comincia a diventare interessante. Sì, diciamo, il mio nome è Brian. Penso che la mente possa essere la migliore arma di tutte. Quindi alleno un po' come tipo psico. Vediamo invece quante te ne prendi da sta sfida. Ok, provo a comandare in campo e starmi. Livello 63. Penso di utilizzare Fulmine. Che fa un bel po' di danno. Ma io cambierò poco. Ne metterò Dragonite. Così non mi toglie nemmeno tantissimo. E no, ho sbagliato Pokémon. Eh sì, avete visto, no? Utilizzerò Volt Tackle con Pikachu. Solo che il suo Surf mi distrugge. Ma proprio annientato. Vabbè, mettiamo Lucario, utilizzo Leaf Blade. Distrutto. Livello 67 per Lucario. Prossima scelta è Alakazam. Utilizzo Extreme Speed, giusto per togliergli un po' di vita. E lo utilizzerò, mi sa, ancora un'altra volta. Così lo metterò capo. Oh, benissimo, con un brutto colpo è finita. Gallade, Dragon Claw. Non ci prova nemmeno ad attaccarmi. Continui a provarci. Male, male. Un altro Dragartigli. E Gallade ci saluta. Poi Garden War. Extreme Speed. Un altro Dragon. No, è vero, non è effetto perché è di tipo fata. Arca miseria. Urku Kan. Mettiamo su Andard allora. Ok. Abbiamo quasi completato tutte le medaglie anche di Yoto.
Ok, ultima scelta è Espeon, livello 63. Io penso di utilizzare Terremoto per metterlo KO. Speriamo bene. E Terremoto. A niente. Espeon con un brutto colpo. Ragazzi, noi otteniamo un'altra medaglia, quindi. Abbiamo sconfitto già Brian. Not a lot of people match with me and win. Your mind is sharp. You can have this bitch. Ok. Un secondo, sei tu Teo? Ho letto riguardo alla tua storia Tunod. Immaginavo di aver... Ecco, ora capisco perché ho perso. Tu sei un campione. Scusa per non aver... avuto molta attenzione su di te. Prendi questo, ok? Contiene calmamente, una grande mossa. Non sono sicuro che tu saprai come usarla. Il campione... nel senso che sono... Tu non mi hai... I wish the best of luck. Turmoil, non so cosa sia, no? Chi è questo qua? Henry. Oh, sono così grato di averti trovato qui, Teo. Chiedo scusa, non volevo disturbarti, ma ho bisogno di te di nuovo. Team Fusion sparisce, ma capisco che non può ignorarlo. È che non posso ignorarlo più. Initiating the final phase of their plan, there is a massive ninja hiding in Mahogany Town that Team Rocket used to have her coordinates. They left behind an object of not my mother. Ok, praticamente a Mogania c'è una spia, un ninja nascosto che ha notato qualcosa riguardo al e ha menzionato il Team Rocket. Non ho capito bene perché sono riuscito a tradurre di fatica. Non importa, meglio così. E andiamo allora a Ecrutic City e andiamo anche velocemente a Mogania. Andiamo a vedere che cosa succede. Intanto, se io guardo bene, abbiamo tutte le medaglie. 7 medaglie. Non ci dovrebbero essere 8 tecnicamente. Non mi faccio domande. No, mi fanno subito perdere tempo così. Grazie. No, no, ma seri, grazie. Ok. What? Non ci provare nemmeno. Eccomi a Mogania. Tu, cosa fai? Ah, avete bloccato praticamente tutte le zone. È stata chiusa permanentemente. No, ma dai. Cos'è, morto ormai il capolestra? Ok, qua è tutto bloccato, quindi immaginavo di dover andare al souvenir shop. Oh, Bryce... I'm not worried, I'm sure you give them the whole one too. Sì, non vado sotto, va bene. Ed è la prima cosa ovviamente che uno fa. Se mi dicono di non andare sotto, io ci vado, giusto così. Leggimento non serve perché tanto ti ho messo KO, benissimo. Ma non si può passare, quindi dovrò sfidare le reclute qua. Min Shao. Non penso che lascerò Oregon a farmelo battere così. Earthquake, boom! Mian Shao ci saluta. Un altro Mian Shao. Tac. Ok. Oh, Oregon, sei sempre così sfigato con i Pokémon. No. Meno male. Stavo già preoccupando. Allora, hanno dimenticato uno strumento, dai che ci siamo dietro, dobbiamo scoprire, noi dobbiamo sempre sapere. Quante reclute che ci sono tra le palle oggi? Come sempre, dopo tutto, non è un problema. Ma no, ragazzi, adesso che ci penso, questo gioco me lo sono mangiato facendoci la guida. Non ho mai registrato così tanto in vita mia. Ok, un altro fulmine, per mettere a capo ovviamente Floatzel. E Shadow Ball. Ciao. Benissimo, allora. Adesso possiamo andare avanti. Qua c'è il box. L'effetto repellente è finito. No, non devi finire, non si sa mai. Ok, non puoi andare oltre quella porta, lo so, perché poi ci andrò io. Vediamo se riesco ad attaccare lo stesso. No. Ok.
3 attack. Ah, insomma. E che diamine. Te la sei cercata, vero? Oh, il draggio! Boom! Ciao ciao. Dragonite al 62, molto molto bene. Cos'è che dicevi di questa porta comunque? Ah, qua non roticavi. Tutta la gloria al Team Fusion. Sì, cioè. Ah, sì, sì. Oh no, avete visto? Stanno ritornando. Questo è un piano di ricerca. Ti ricordi? Ero al Fusion Labs. Sinceramente no, non ho idea di tu chi sia. Però va bene. Se lo dici tu, io ci credo. Oltraggio ha distrutto praticamente questo povero Cristo. Electabuzz. Mi sa che vai ad oltraggi e vedete che come la vita va bene. Boom! Ciao ciao. E si è durati un po' poco, eh. Ok, tu ti ricordi? Ok, grazie per avermi ricaricato. Grazie mille. Ok, ora dovremo andare sicuramente nel piano di sopra. No. Va bene, no, non va bene niente di mossa. Su. Bene, dai, grande Porygon, ce la puoi sempre fare. Ok, andiamo su. Andiamo a vedere. Ti ricordi? Ero il Fusion Labs. Ah, non avevo capito. Tutti i gemelli che dicono le stesse cose. Nah, tranquillo che mi ricarico. Comunque, Aura Spear. Un altro Magnezol. Ok. Un altro recluta. Che strano, non l'avrei mai detto. Ah, no, no. Shadow Ball. Mi ha fregato. Vabbè, allora andiamo con i nostri oltraggio. Umbreon si becca un oltraggio e se ne becca. No! No, 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 no. Dai, Dragonite. Sì, il cazzo. Ignoranti come pochi. Devo ricaricarmi poi di una squadra prima di arrivare da regina. Ecco, una bella sfida in doppio adesso ci sta. No. Boom. Un andato e l'altro lo facciamo andare. Anche se non vuole. Beh, utilizzare Fulmine su Pikachu deve essere furbo, però, eh. Non troppo. Ok, allora. Revitalizziamo subito Porygon e Dragonite e prepariamoci a un'altra sfida, un'ennesima sfida. Ok. Benissimo. Andiamo su di qui per vedere che cosa c'è. Una Pokéball. Carina. L'MT6 di Tossina. Ci sta. Harry. Aspetta, quindi il tuo nome è Pius, giusto? Cosa stai facendo anche qui? Non credo nel team. Nel Team Fusion Gold. Ok. Dio, sono estremamente grato che sei venuto ad aiutare. Quest'uomo è Pius. Ha detto che vuole aiutare a fermare il Team Fusion. E questo è Teo, un buon amico. È il campione di Tunod. Ha aiutato il Team Fusion a distruggere il Team Fusion. Charmed to meet you. E come? Andiamo. Abbiamo un nemico comune, anche se non provi le mie idee. Devi continuare ad agire. Ok. Madre, non so cosa stai facendo, ma ti chiedo di fermarti. Oh, il mio figlio codardo ha deciso di mostrarsi. Non hai nessuno diritto per ordinarmi cosa fare. Non sei più parte della famiglia. Per me è come sei morto. Quindi immagino che tu e i tuoi amici di stare fuori dalla mia strada. Comunque, che è quell'uomo fantastico con cui siete? Non tu, idiota. L'uomo vicino a te. Non importa. Bryce. E io con... ho catturato la Thunder Orb. When you were still with Team Rocket. Sì, te la darò. No, dai. Oh,
ritirato la sfera dal mio computer. L'ultima sfera. Chiedo scusa, ma non c'è tempo per cominciare una battaglia. Dobbiamo andare alla Bell Tower. Abbiamo finito qui. Dannazione, mi spiace che non ce l'abbiamo fatto tenere la sfera, ragazzi. E non c'è niente da fare, quindi dobbiamo andare alla Bell Tower. Subito. Price, non guardarmi così. Io... è duro essere vecchi. Parcelle mediche. E beh... credi che sia facile essere in una sede rotelle? Ho fatto quello che ho fatto per ottenere i money. I soldi. I money. Ok. Va bene, io ti credo. Ma non me ne frega. Tecnicamente non mi interessa niente di quello che hai voluto fare. Ma noi dovremmo andare alla Bell Tower. Anche se ci andremo nel prossimo episodio. Adesso veramente basta registrare. Oggi che non c'ho più voglia. Ho fatto un sacco di party oggi. Ne sono almeno orgoglioso. Orgoglioso. Sì, sì. Ah, sì, sì. Allora, adesso un attimo vado a prendere la Bocol finché questi qua si sono levati dalle scatole. Caramella rara. Me la tengo lì buona, va? Ok. Benissimo. Ok, ragazzi, allora, io termino qui l'episodio. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un bel mi piace, un commento in iscrizione. Le cose cominciano a farsi interessanti, quindi ci vediamo alla prossima parte. Un saluto a Teo e ciao ciao.